Faro Club. Punto di riferimento per le aziende della manifattura italiana di eccellenza che acquistano materie prime e metalli non ferrosi. Dal 1989 si confronta sui mercati finanziari in un contesto economico globale, studiando l'impatto che l'innovazione può avere sulla domanda delle materie prime. Siamo un networking di brand dell'eccellenza italiana a disposizione per un percorso formativo. I nostri orizzonti sono rivolti al futuro per cogliere nuove opportunità di business, per entrare in contatto con i decisori aziendali in cornici esclusive. Sviluppa una nuova visione sui mercati e si confronta con economisti, analisti e imprenditori visionari. Faro illumina il pensiero dominante, escludendo i rumori di fondo. Fornisce analisi finanziarie consolidate e un continuo confronto con idee visionarie proiettate al futuro. La nostra ricetta è un mix di informazioni attendibili, buona governance e money management. Assicuriamo l'azienda e gli stakeholder da rischi di volatilità dei mercati finanziari. Proteggiamo l'azienda per trasmetterla alle generazioni future. Grazie Luca per l'introduzione. E sì, volevo cogliere questa opportunità perché siamo letteralmente sotto pressione nelle ultime settimane, nelle ultime due settimane, come lo sono i nostri clienti, e per questo cerchiamo di dare poche informazioni, ma di avere la rotta chiara, perché Faro vuole essere un punto di riferimento autorevole nel mercato delle materie. Purtroppo, come ho scritto nella mia lettera, sono scettico verso tutti coloro che bollavano queste tensioni russo-ucraina a delle mere dimostrazioni muscolari, dato che evidentemente un dittatore in Russia ha portato quello che ha portato. Adesso però dobbiamo fare come sempre in questa fase di essere ben presenti e connessi. Nel giro di la geografia europea è cambiata, la geografia delle materie prime è cambiata. Massimo Vincenzi ha alle sue spalle una bella cartina, in tanti nostri uffici, anche Nicola ha alle spalle una cartina, e in tanti uffici che voi andrete a trovare alle spalle degli operatori una cartina. E questo non è un caso, perché al contrario di quello che viene raccontato da più parti, il mondo delle prime è un mondo che determina il peso dei paesi. Pensare che non sia così è una pia illusione. Quindi dobbiamo cercare di recuperare autorevolezza a livello europeo e sapere che se negli ultimi 2000 anni sono state combattute delle guerre per assicurarsi dei territori geografici chiave, se sono state combattute delle guerre per assicurarsi le materie prime, non è che perché esista Instagram e Facebook il mondo è cambiato. La lotta per le materie prime, la lotta per i territori rimane chiave negli assetti. Ancora oggi, purtroppo, che c'è troppe persone sconnesse, per questo è nato il nostro hashtag, per questo la nostra piattaforma si chiama Connected, perché è assolutamente necessario che le persone si connettano col pensiero, si connettano al mondo d'oggi, si connettano a quelli che sono i rischi che ogni giorno si corrono e che le aziende industriali corrono. Oggi essere connessi significa essere consci dei problemi che esistono sul mercato. In questo non io certamente, ma il gruppo di persone che fanno parte di Faro, tutti
dal board per arrivare all'ultimo affarista iscritto a ieri, tutti sentono il bisogno di connettersi che non vuole essere un pensiero guida assolutamente, ma vuole essere un ambito di orientamento nel quale ci si può fare rete e riuscire a guardare meglio alla realtà e soprattutto, come abbiamo detto nel mese, a capire cosa c'è dietro la realtà. Ancora oggi tanta informazione approssimativa, perché comunque parlano di materie prime, ma tutti, ma le voci autorevoli che scrivono cose sono veramente poche, perché come sempre il rumore, il problema oggi è il rumore informativo, quindi è facile parlare di materie prime perché è l'argomento del momento, farlo con autorevolezza è un'altra cosa. E sinceramente io posso coprire e dire qualcosa, quel poco che so che riguarda le materie prime trattate in borsa, ma sono felice di avere come compagni di viaggio tutti i faristi e in particolar modo quelli che dopo il percorso fanno parte del board, perché sono persone che hanno un'esperienza molto molto forte nel settore. Lì penso che affidarsi alla possibilità di sentire degli interventi da persone del settore ogni giorno scambia materiale molto molto importante, piuttosto che leggere un articolo su un sito web. Per la parte strettamente finanziaria che mi riguarda, le possibilità di proteggersi da queste oscillazioni ci sono. Bisogna stare molto perché la finanza, come vi ho sempre detto, è un'arma di taglio, quindi lo vedete nel caso del nickel, è un'arma che può essere una buona metà, può anche andare a terra. Per cortesia, chiudete i microfoni, se no entra. Siamo capiti, abbiamo fatto l'intro relazione. Quindi la cosa molto importante è di poter accedere a questi sistemi conoscendoli e utilizzandoli per quello che serve. Oggi si parla molto di costi energetici, anche oggi avremo un intervento di due personaggi molto molto esperti come Marco Maraldi e Carlo Degli Esposti, che ha iniziato questa avventura di fare delle view quindicinali sul mercato dell'energia. Vi dico una cosa sola: fino al mese di gennaio era possibile aprire il gas a 200 euro megawattora, a questa mattina stavamo a 210. Allora evidentemente si deve attivarsi e trovare le soluzioni in prima persona, perché se pensi che in futuro russi o a intervenire, magari lo faranno, ma in maniera molto lenta, seguendo i loro interessi. Le azioni di un politico di cui non dico il nome perché Faro è apolitico e non si vuole schierare, azioni molto struggenti sul fatto che l'Italia nell'ambito diventerà autonoma. Se pensiamo che ci siano aziende che possono lavorare a 400 ore di corrente, a 200 di gas e resistere, non penso che questo sia la realtà concreta. Penso che da qui a 2 anni possono che morire tutti, per cui evidentemente oggi siamo in una situazione di grande tensione e disperazione.
perché le soluzioni tentare in quanto sembri. Voglio però essere positivo ancora una volta, e adesso vi ho detto le cose che vanno male, e adesso però vi dico una cosa che dal mio punto di vista può andare bene. La cosa che può andare bene è la seguente: il Covid ha mostrato che l'Europa ha fatto uno scatto in avanti, perché per la prima volta è stato emesso debito a livello comunitario, per la prima volta è stato fatto un PNRR di grandi investimenti, nelle quali in qualche modo si è rinsaldata. Allora la mia speranza è quella che queste ancora una volta abbiano lo stesso per far fare all'Europa uno scatto in avanti, per fare in modo che l'Europa la smetta di essere ipocrita, come ipocrita è stata che ha comprato l'energia da paesi canaglia, infischiandosene e pensando di applicare una regola not in my backyard. Quindi se la politica, non voglio le centrali atomiche, perché sono, non voglio le centrali atomiche in casa mia, non voglio, voglio puntare, ma io non voglio trivellare. Queste sono, che sono politiche ipocrite, per cui io mi auguro che i fatti che stanno accadendo aiutino i politici e anche le persone che leggono questi politici a essere connessi, a sapere che delle due l'una, o siamo ad avere 12 gradi in casa e a fare la doccia fredda, oppure dobbiamo in qualche modo diventare autonomi energeticamente. Quindi, e lo dobbiamo fare molto rapidamente. Le possibilità ci sono, esistono. Nel corso di questi 20 anni sono venuti più volte degli economisti a parlare a Faro dicendo che il GNL e i rigassificatori erano cosa buona e giusta. Ne abbiamo solo 3, quindi evidentemente ci sono paesi che non ne hanno a livello europeo. Ah, capite che a livello di trading portare delle grosse quote di GNL e quindi, ma si può fare rapidissimamente, non ci vogliono 5 anni come per costruire una centrale nucleare. Punto 2, lo Stato deve smettere un atteggiamento truffaldino sull'energia, sui costi energetici. Le tasse vanno radicalmente abbattute, è inutile fare fallire gli imprenditori perché viene data una mancia di 7 miliardi, quindi vanno abbattuti le imposte in maniera radicale. Il Stato non può lucrare l'aumento dei costi delle materie prime. Punto 3, che sia la politica a livello europeo a dare un forte incentivo al piano di azione sull'impronta. Sappiamo per certo che o diventiamo solo pizzerie, adesso abbiamo anche il problema del grano, quindi non è una battuta, ma avremo il problema del grano, quindi anche diventare solo pizzerie non è possibile, perché produce il 25% del grano mondiale, quindi evidentemente dobbiamo fare i problemi messi ai problemi e smetterla di pensare che qualcun altro risolverà i problemi per noi. So che intorno a noi c'è un settore che la pensa e diventino sempre di più per avere una voce sempre più forte nel Faro. Ed è tutto evidente che più siamo e più possiamo un'attenzione alle stesse cose e gli stessi faristi possono intraprendere un cammino che significa entrare nel board, che significa entrare nell'executive team, che significa magari un domani arrivare alla presidenza del club stesso. Io oggi contributo fondatore,
ma sappiate che sempre di più è nelle vostre mani. Fare un'idea che io tre ha un nome molto iconico, ma oggi è qualcosa che è nelle mani vostre, del board di Luca Canepa, che è il presidente, e di ogni partecipante. Di sicuro non siamo qua per farci, ma siamo qua per essere realisti. Sì, in tutta sincerità, io il lavoro che voi fate, perché siete bravissimi, perché ogni giorno io ho telefonate con membri del Faro che si danno da fare per cercare materiali continuamente, per cercare nuove opportunità, e tutte queste cose vengono fatte circolare con grande interno del nostro club, del vostro club. Quindi il mio desiderio è che sempre di più possiamo guardare con grande età alla situazione. Personalmente, ma lo sapete anche a livello di Faro, siamo abbastanza scettici sulle varie vie della seta e il fatto che i cinesi venissero in aiuto, oppure i russi che venissero in aiuto. Giusto l'anno scorso anche a Faro abbiamo avuto discussioni. Chi aspettava che fosse la Russia solo se e diceva verrà la Russia con le sue materie prime ad aiutarci, ha posta nell'arco di pochi mesi. Non è una risposta così prevedibile, ma questa risposta adesso è arrivata in maniera forte e chiara. Quindi state connessi alla cose. La realtà delle cose è una sola, o meglio, sono tante le realtà, ma immaginare che esista un senza materie prime, senza energia e con territori sempre più stretti, che andrebbe contro la ragione e la prima cosa che vi ho detto. Nel nostro settore molti hanno la cartina appesa alle loro spalle. Questo è il mondo in cui viviamo, e dimenticarcelo sarebbe veramente un grande errore. Luca, ti lascio la parola. Grazie.